il miglior upgrade che vi posso consigliare di fare su Boom Beach, perché è una carta che abbiamo tutti, è molto basilare ma è fortissima, versatile, veloce, soprattutto è anche molto sottovalutata. Tirato giù MVP, ragazzi, ce lo portiamo a casa così. Buono, anche un bel 17, erano pure forti questi, ma dove non lo so. Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Boom Beach Frontline, signori, eccoci qua. Come state? Spero tutto bene. Oggi, ragazzi, parliamo di potenziamenti e vi do un consiglio proprio base base. Siamo comunque sui primi video di questo gioco e secondo me è importante dare dei consigli semplici a chi si approccia per la prima volta a Boom Beach Frontline. Oggi, ragazzi, vado subito nello shop per prendermi la free box e vi ricordo una cosa importantissima, cioè che in fondo allo shop potete inserire facilmente il codice FR. Tra l'altro scade tra 2 giorni e 4 ore, posso anche interromperlo. E vedete che dura appunto 7 giorni ancora, ok? Quindi tenetelo sotto controllo, potete inserirlo ogni volta per potermi supportare. Non dimenticate anche il like e l'iscrizione al canale, che è importantissimo tra l'altro. Tra l'altro pure qua sul sito viola delle stream siamo verso i 93.000, ci stiamo avvicinando piano piano. Ragazzi, ovviamente puntiamo ai 100.000 iscritti, quindi seguitemi anche lì. Ok, nel frattempo ho dato già un'occhiata alle missioni oggi, che sono queste qua, ragazzi. Come vedete devo fare 5 kill consecutive col cecchino in una sola vita. Molto bella sta missione, non mi era mai capitata. Ma oggi useremo anche il cecchino, ma il video è incentrato su un'altra carta, che è il miglior upgrade che vi posso consigliare di fare su Boom Beach, perché è una carta che abbiamo tutti, è molto basilare ma è fortissima, versatile, veloce, permette di fare un sacco di cose e soprattutto è anche molto sottovalutata. Ragazzi, eccolo qua pronto a potenziare il carissimo assaltatore. Ragazzi, è una delle truppe più forti di sto gioco e in questo video ve lo dimostrerò. Andiamo a potenziarlo, richiede 2000 punti esperienza. Eccolo qua, ragazzi, nuovo livello, nuove statistiche. Ovviamente con le 5 slot ce l'abbiamo già sulla nostra imbarcazione. Andiamolo subito a utilizzare, non prima però di aver riscosso la legna antica di oggi. Eccola qua, ne abbiamo un pezzettino, ok, e ne posso mettere altra oppure mettere qualcosa di più veloce, tipo magari queste 10 gemme, ok. Voglio sbloccare pian pianino tutto l'arcipelago di lava, insomma. Ho già sbloccato anche il lanciafiamme, la fireball, insomma ho già sbloccato un po' di robette. Presto arriverà il box opening, ragazzi, sto aspettando ancora un paio di cose prima di farlo. Ok, questa qua è la mappa di oggi, ormai la conosciamo, abbastanza easy. Partiamo subito, ovviamente. Aspetta però, fermati a nulla, sono da solo, vabbè. Poi dopo invito due di voi, ragazzi, scusatemi, ho fatto un misclick totale. Allora, in questa partita abbiamo il carro armato. Attenzione, vediamo un po'. Allora, hanno già preso lo scudo. Andiamo su A, molto sereni. Vedete comunque l'assaltatore è veloce, come anche il cecco arriva subito lì, ragazzi. Ok, mettiamoci sulla parte alta, anticipiamo. Adesso vi faccio vedere cosa facciamo. Andiamo a pushare. Ok, il cecco l'ha già fatto fuori lui. Però ad esempio con il con l'assaltatore possiamo far fuori il cecco, e anche facilmente, perché l'assaltatore, come vedete, è molto 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 veloce. Guardate qua che bel controllo che abbiamo sulla zona. Attenzione. Ok, andiamo a prendere questo qui. Ok, via, gestito bene. Ok, andiamo a sparare questi qua molto serenamente. Attenzione, guardate come ci stiamo dietro. Fermi. Ok, andiamo sul laser, senza paura, ragazzi, senza paura, che comunque la saldatura c'è anche un po' di vita, come vedete. Ok, vediamo un pochettino se per caso lo zio mi dà una mano. Ok, proviamo ad andare subito qua su Zuka. Ok, e ce la togliamo abbastanza easy. Andiamo a sparare anche ai medici, ok, che vanno nella loro area. Non serve andare a pusharli, non serve. Vi ricordo, ragazzi, in spawn si è totalmente immuni dai danni. Quindi andiamo di qua. Ok, insistiamo pure un po' su di lui. Ok, andiamo anche un po' su di lui. Insistere, andiamo su di lui. Ok, easy, tolto easy. Proviamo a risalire leggermente, che guarda, ci riusciamo anche a prendere un carro armato tra un po'. Ok, anche se vado un po' più low di vita non è un problema. Ok, va bene, mi vado a prendere direttamente il carro. A parte che non serve, sai, cioè finché ce n'è, sinceramente preferisco pusharmela. Ok, vediamo un po' se riesco a... Ok, via, magari facciamoci un giretto qua. Ok, togliamoci qua tutto. Ok, vado giù, ragazzi, mi piglio il carro e facciamo il push probabilmente della fine della partita. Probabilmente la chiudiamo solo con l'assaltatore qua, molto easy. Sì, hanno già tirato giù tutto, quindi figurati. Poi mi arriva una fireball, ma ci sta. Andiamo pure di qui, l'area già la stanno prendendo i miei compagni, quindi molto molto easy sta partita, ragazzi, cioè, non ce n'è. Spariamo pure al cecco. Ah, guarda, tanto sono stra resistente, non ho problemi. Sparo direttamente a lui. Vediamo se riusciamo a toglierci questo qua. Sì, molto easy, ragazzi. Piazziamo un cannone.
Ciao. Andata, raga, andata. Molto bene. MVP per caso? Non MVP, ma quasi. Quasi MVP della partita, ragazzi. GG. Un più 12 era contro gente scarsa. Ok, ragazzi. Allora, vediamo un pochettino qua lo start come si può fare. Io direi che possiamo anche partire con un cecco subito, subito, dai. Allora, aspetta, qua ci sono i grunts. Sai cos'è il problema di questo setup troop che ho? Che non ho un danno splash. E faccio fatica a gestirmi la roba tipo i grunt. Dovrei sostituire Eevee, che comunque lo uso poco, con il laser. Anche se il laser, ve l'ho detto, è alla fine molto sopravvalutata come truppa, Molto sopravvalutata. In realtà non è così forte come sembra, però mi sa che mi conviene fare il change. Ok, eccoli, un po' di danno da stupido me lo son preso, tanto per cambiare. Questa me la piazzo io, excuse me. Ok, ecco, attenzione, perfetto. Ok, buono. Grazie per la cura, di giù. Niente. Proviamo ad andare a pushare questo qua, ragazzi, però mi sembra uno già abbastanza duro, questo qui. Ok, pushiamolo da ravvicinato sempre, Cluster, clister, dai. Ok, via. Qua ci piazziamo un boom cannon. Ok, veloce anche qua. Sti qua c'hanno il dynamite che lancia le noci di cocco. Vai, killalo. Non ci credo che ho finito i colpi. Porca c'ha la miseria, va. Proviamo ad andare di qua. Ok, buono. Proviamo ad andare di cecco. Cerco di buttare subito giù le reclute. Non ci credo che errore che ho fatto lì, ragazzi. Ho messo le reclute sul fire. Proviamo ad andare. Ma là c'è un c'è uno sparamissili. Attenzione, là c'è un bel casino, Vadelo lì. Vadelo lì, mannaggia lui. Perfetto. Tirato giù MVP, ragazzi. Ce lo portiamo a casa così. Buono, anche un bel 17. Erano pure forti questi, ma dove non lo so. Allora, riprendiamoci la missione. Ma io ve lo dicevo, ragazzi, sinceramente andrei qua e cambierei in questo caso Eevee con il laser. Ok, qua abbiamo il carro armato, ragazzi, volendo, Allora io partirei di cecco, anzi di medico. Col carro armato parto di medico, così curo, faccio subito un sacco di punti. Devo solamente cercare di capire esattamente dove vanno i miei compagni. Ok, attenzione. Quello lì, certo che uno che gioca così col cecco, ecco, ragazzi, può solamente farci perdere. C'è uno che col cecco gioca da ravvicinato, può solamente farci perdere. Non è che ci sono tante altre soluzioni. Mamma mia. Allora, diciamo che B la prenderanno sicuramente, ragazzi. C'è poco da fare. Oh, questo qua lo pushiamo subito. Eccolo. E qua, ragazzi, vedete di nuovo l'assaltatore come countera. Guardate qua che roba. Tac. Ci sta. Ci pigliamo anche questo, il laserone. Proviamo ad andare su un ammasso di gente. Adesso vediamo un po'. Secondo me vanno tutti quanti sul centro, No? Ok, sembra tranquilla come situa. Eccolo. Buono. Perfetto, raga. Ma non c'ho ancora abbastanza punti, raga. Miseriaccia. Per il carro. In teoria devo andare su B, Fatemi curare sto qua. Ma questa qua secondo me è fattibile da vincere. Adesso mi vado a fare un giro. Oh, doppio carro armato. Aspetta che arrivo io. Facciamo triplo carro armato. Eccolo. Cosa ho fatto? Non ci credo, mi sclicato, ho preso la cura. Che fail. Ma non ci posso credere, raga. Potevamo fare il triplo carro armato. Era solo per flexare, perché tanto vinciamo lo stesso, però. Dai, che pollo. Che scam. Signori, io direi che siamo giunti al termine del video. Vi ringrazio per la visione. Ci becchiamo alla prossima. Mi raccomando, fatemi sapere quali sono gli altri upgrade che avete fatto, che volete fare sul vostro account. Ma secondo me l'assaltatore resta il top. Un salutone. Ciao belli.